nel servizio che c'è, che mandiamo adesso in onda di Simona Buonamano, un'altra realtà positiva che nasce da un'idea. Vediamo. Cosa hanno in comune una rombante Formula 1, un gioiello prezioso, una montatura trendy? Sembra incredibile, ma molti dei grandi marchi del Made in Italy passano da un paesotto alle pendici delle Alpi di 36.000 abitanti, Pinerolo. La Provel di Giorgio Buson dal 1994 produce prototipi industriali con la stampa tridimensionale. Allora era poco più che fantascienza e lui, ex chimico davvero pioniere, è stato il primo in Italia a crederci davvero. Fiat, Luxottica, Ferrero, non c'è praticamente campo produttivo nel quale la Provel non sia coinvolta. 35 dipendenti appena, tutti giovani cresciuti in azienda. Mai un conto in rosso, tanto che 3 anni fa l'americana 3D Systems scopre il gioiello piemontese e si fa sotto per acquistarlo in blocco, inglobandolo nel suo gruppo multinazionale. Al mio perché siete venuti da me, mi ha risposto perché abbiamo visto che siete i più bravi, dico grazie. Prestiti alle banche, non ne ho mai chiesti, cioè io non ho mai pagato un euro o una lira a suo tempo di interessi bancari, quindi un socio in meno, cioè il socio numero uno è lo Stato, il socio numero due delle banche, io non l'ho mai avuto. La crisi certo è passata anche da Pinerolo, ma senza fare paura. Ci siamo difesi grazie anche al team e ai collaboratori che quando arrivava il lavoro non si lasciava andare via, qui si lavora il sabato, la domenica, la notte. Per cui ho sempre trovato delle persone estremamente disponibili. Buson ha intuito le potenzialità della nuova tecnologia della stampa tridimensionale. Come funziona? Il progetto di un prodotto viene elaborato con un software specifico e poi letteralmente prende forma, grazie a queste stampanti in 3D che utilizzano materiali come resine o nylon. Fetta dopo fetta, il nostro oggetto viene costruito per apportazione di materiale. Una rivoluzione per la sanità, dove le protesi possono essere personalizzate. Da una TAC si può riprodurre la struttura ossea dell'individuo e creare il prototipo di una protesi ad hoc. Così per i denti, dove al posto del calco i dentisti utilizzeranno solo scanner tridimensionali. Ma è una rivoluzione anche per l'industria. Ogni oggetto passa dal disegno al prototipo in 3D in poche ore. Così l'azienda verifica in tempo reale se funziona. A volte ne ordina la produzione vera e propria di un primo lotto da testare sul mercato. Prima, dal progetto di un'auto alla commercializzazione, passavano 5 anni, oggi bastano 18 mesi. Qui si custodiscono tanti segreti industriali vietati alle nostre telecamere. La particolarità è proprio quella di andare a realizzare delle geometrie che altrimenti non sarebbero fattibili con altre tecnologie tradizionali. C'è la voglia di creare che, ricordiamocelo, è stato il motore e continua a essere il motore dell'economia italiana. Continuiamo a essere competitivi nella creatività, nel fashion, nella moda, nel cibo. Un giro d'affari in crescita, con un fatturato, stando agli ultimi bilanci pubblicati, intorno ai 10 milioni di euro l'anno. Quando si vede il pezzo che esce dalla macchina, fatto come Venere che nasce dalla schiuma del mare, è una cosa, un'emozione. Ogni volta è un'emozione. Vero vizio.